Io vorrei dare un'impronta internazionale a questo dibattito partendo proprio da Zeno D'Agostino. Con Zeno D'Agostino ci siamo incontrati pochissimi giorni fa in quel di Trieste, una realtà che è una punta di eccellenza nazionale ma che ha un sicuro riverbero internazionale in tutte le attività logistiche ed internazionali che riguardano insomma il mondo dell'intermodalità, della portualità, dello sviluppo a 360 gradi. Però una domanda la volevo rivolgere in qualità di presidente dell'Associazione dei Porti Europei ESPO. Il ruolo della portualità europea sta diventando fondamentale sia per gli equilibri economici su scala globale sia insomma per i singoli stati membri. Le sfide future chiedono una compattezza a livello europeo, questo insomma ce lo siamo detti a più riprese. Su quali proposte prioritarie vi state concentrando in un dialogo con chi è chiamato a decidere in Europa, a Bruxelles? So che tu hai tanti dossier caldi sulla scrivania. Diciamo che è interessante il ruolo che ha ESPO come soggetto che raccoglie quelle che sono una serie di best practice a livello di portualità europea relativamente ai temi tradizionali del trasporto, che vanno chiaramente dal trasporto marittimo a tutta la catena logistica terrestre, ma poi si stanno aprendo, e i dossier veri probabilmente sono quelli, si stanno aprendo tutta una serie di temi fondamentali. Il primo è quello dell'energia. Il tema dell'energia è diventato il tema fondamentale per tutti. Lo è prima di tutto perché molti dei porti europei sono concentrati nelle filiere energetiche. Nord Europa ha un problema fortissimo di transizione perché abbiamo nei grandi porti europei, nei grandi porti del Nord Europa, dei terminal dedicati alla gestione di materie prime, vedi carbone tanto per dire, piuttosto che gas e quant'altro, dedicate alla, tra virgolette, tradizionale filiera energetica. Ed è chiaro che nel momento in cui si accetta una sfida di transizione ci sono problemi non banali dal punto di vista occupazionale, dal punto di vista strategico, dal punto di vista sociale all'interno di questa portualità, che è molto più sbilanciata su queste filiere rispetto a quello che per esempio succede dalle nostre parti. Quindi il tema della filiera energetica l'abbiamo affrontato tra l'altro con un rapporto di ESPO proprio sulla transizione energetica che devo dire è disponibile sul sito e che è molto interessante, che fondamentalmente dice bene, la sfida va accettata chiaramente, questo significa che il ruolo dei porti passa non solo alla gestione della classica filiera trasportistica e logistica ma anche alla filiera energetica, dove per filiera energetica si intende anche produzione energetica. Produzione energetica chiaramente dove, torno a dire, soprattutto nel nord Europa c'è una forte concentrazione di produzione di campi eolici piuttosto che di parchi fotovoltaici e quant'altro. Il rapporto, se lo si vuole proprio sintetizzare, arriva a una conclusione importante. Se vogliamo affrontare questa sfida abbiamo bisogno di spazio. Lo spazio è la componente più importante, anche perché va detto che a prescindere da quello che si può pensare, il problema del rapporto porto-città è un problema di tutta la portualità europea. Certo. I porti stanno all'interno delle situazioni urbane, anche perché hanno un vantaggio dal rapporto con la città. Spesso si pensa agli svantaggi, ai vincoli che la città dà alla portualità, ma non si pensa invece alle grandi economie, per esempio cognitive, che le città danno ai porti. Chiaro. E quindi tutti i grandi porti sono porti urbani. E se abbiamo bisogno di spazi, questo significa che si apre una dialettica, a volte spesso conflittuale, nel rapporto porto-città, sia per quelle che sono le attività tradizionali, pensiamo a quello che succede nei grandi porti che hanno una vocazione croceristica e a quelle che sono insomma tutta una serie di conflitti che si stanno aprendo in vari porti a livello europeo, ma poi se noi abbiamo bisogno di spazi per questi investimenti sulla produzione energetica anche qui si riapre questo tema. Quindi anche qui faccio un po' tra virgolette di pubblicità, come ESPO abbiamo fatto, devo dire, allora a parte questo rapporto che ho già citato, c'è un rapporto molto bello sempre del 2022 sulla governance. Come no? Su come i porti europei sono sistemi complessi, su come ognuno dei vari paesi che ospitano portualità hanno organizzato il sistema portuale e su come qui chiaramente incide
il ruolo del pubblico, il ruolo del privato, il ruolo del contesto locale e regionale, il ruolo del centro e del governo nazionale, che sono poi i temi, guardo Mario, che insomma affrontiamo anche a livello nazionale. Quindi la portualità europea in questo momento in qualche modo rispecchia quello che sta succedendo anche da noi con questa tematica energetica che secondo me è quella che ci sta coinvolgendo più di altre. Vorrei rubarti qualche secondo, perché qualche giorno fa, quando ero a Trieste dal presidente D'Agostino, ci siamo confrontati su tanti temi e tu mi raccontavi che c'è un approccio tradizionale, quello che considera la nave un elemento essenziale del porto, e un approccio, come dire, contemporaneo ma anche futuristico di considerare il porto non soltanto come un luogo che accoglie navi. È così in tutta Europa? E poi naturalmente passo la palla a chi le navi le rappresenta. Sì, è così in tutta Europa, nel senso che il tema che dicevo prima, oggi se noi entriamo in quella che è la pianificazione delle grandi realtà portuali nord europee, per esempio, c'è una componente che è chiaramente dedicata alla gestione di quello che è il ruolo fondamentale, strategico, storico, tradizionale della portualità, in cui la nave è il baricentro intorno al quale si svolge tutto, anche dal punto della creazione del valore. E poi c'è quel tema che dicevo prima, dove fondamentalmente è il fatto di stare sul mare a creare opportunità e a dare opportunità, e quindi diciamo attività che possono portare a creazione del valore. Un tema che non vede la nave protagonista, ma vede i porti protagonisti, il mare protagonista, per esempio, è quello tecnologico legato ai cavi sottomarini, al ruolo che anche lo stesso canale di Suez sta assumendo negli ultimi anni, e che quindi guadagna solamente non dal passaggio delle navi, ma anche dal passaggio dei dati. Cosa similare è chiaramente quello che succede nel canale può succedere in un porto, dove il porto diventa non solo hub di merci, ma hub di informazioni, hub di dati, guadagnando e creando redditività anche su questo. La nave non c'è, c'è qualcos'altro, ma il porto che sta sul mare deve guadagnare anche da questo. Grazie.